Andamento ed evoluzione del distretto orafo di Arezzo, questo è l'oggetto di un incontro che si è tenuto presso la sede degli industriali organizzato insieme ad Intesa San Paolo. Le oscillazioni del prezzo dell'oro e la situazione geopolitica sono indubbiamente i maggiori elementi di preoccupazione del settore che comunque tiene. Il settore è in grande tenuta, per fortuna, nonostante le oscillazioni del prezzo dell'oro che stiamo subendo in questo momento. Oscillazioni di più di un euro e 50 da un giorno all'altro, per cui il cliente che deve comprare diversi quantitativi di oreficeria chiaramente si trova in difficoltà a dover fissare il prezzo del metallo. Certamente sono oscillazioni non positive per l'economia del distretto, però il distretto sta tenendo e diciamo che sta continuando il trend di positività che era iniziato ormai prima del Covid, è continuato nel 2021 e quindi ecco, le aziende sono tranquille con ordinativi e con un'economia ancora molto fiorente. Il distretto orafo aretino conta 1.100 aziende, circa 8.000 addetti. È un'eccellenza a livello nazionale ed è molto importante a livello territoriale, quindi per la regione toscana. È un distretto molto particolare che anche noi abbiamo sempre e costante necessità di conoscere sempre di più e quindi queste occasioni di interazione con il territorio per noi sono fondamentali, da un lato per ascoltare e quindi dalla parola degli imprenditori, grazie anche alla collaborazione con Confindustria, riuscire in qualche modo a conoscere le sfumature e le preoccupazioni, i bisogni che le aziende hanno oggi e cercare dall'altra parte di poter fornire e illustrare quella che è l'offerta che noi possiamo dare a queste imprese. Durante l'incontro c'è stato un approfondimento sui prezzi delle materie prime in riferimento anche al prezzo dell'oro e a seguire gli strumenti finanziari di copertura del rischio e prodotti dedicati alle aziende orafe. No, le esigenze delle aziende sono quelle ovviamente di ritornare come prima, già ci siamo, però di avere anche la possibilità di investire, di avere il credito per investimento, perché noi imprenditori crediamo nell'investimento, crediamo nel futuro delle nostre aziende e del mercato.